Giovedì 31 maggio 2018, benvenuti in un appuntamento con Good Morning Milano, sono le 12.31 minuti in questo istante, sempre qui in diretta per raccontarvi la città, per raccontarvi Milano, per raccontarvi i protagonisti, per raccontarvi quello che succede in questa città. E oggi abbiamo una bella storia, nel senso che poi arriveremo a raccontarvi anche di un evento che si terrà il 6 giugno qui a Milano, ma andiamo con calma, andiamo passo passo come siamo soliti fare e iniziamo presentandovi le due ospiti, i graditissimi ospiti che abbiamo con noi oggi in studio. Una coppia di Silvie abbiamo Silvia Rapizza, progetti culturali di CSV, e sempre dai progetti culturali di CSV, Silvia Cannonieri. Buongiorno e benvenute. Grazie. Progetti culturali di CSV, allora come sempre si dice, la domanda sorge spontanea, iniziamo, in realtà abbiamo già parlato altre volte di CSV, ma ricordiamo a chi magari è un po' più, insomma non è così attento nel seguirci, che cos'è CSV? Sì, buongiorno a tutti, due parole per introdurre CSV. CSV è un'associazione di associazioni, quindi il nostro board, il nostro consiglio direttivo è composto dalle associazioni di secondo livello del territorio della città metropolitana di Milano. Siamo stati creati come centri di servizio per il volontariato dalla legge quadro sul volontariato nel 91 e confermati poi dalla recente riforma del terzo settore. Facciamo parte di un network nazionale che ha appunto l'obiettivo di offrire servizi di vario genere, dalla consulenza alla progettazione, alla formazione, alla comunicazione e all'informazione, al mondo del volontariato e dell'associazionismo più in generale, per cui insomma siamo anche, direi, un punto di riferimento per le associazioni del territorio che insomma richiedono informazioni piuttosto che devono rifare lo statuto e quant'altro. E come dicevi, appunto, siete, poi il nome in realtà lo spiega molto facilmente, appunto, servizi per il volontariato. Siete, come dicevi, un'associazione di associazioni, nel senso che appunto collaborate con tantissime associazioni sul territorio, ormai credo le conosciate tutte. Anche se mi dicevi, in realtà poi ogni tanto salta fuori, è sempre un mondo con il settore difficile da monitorare, da seguire, e mi viene a dire per fortuna, perché dico, no, insomma, la gente si impegna e ha sempre voglia di fare e di portare il proprio apporto volontario per cercare di migliorare le cose. Da poco avete aperto una specie di area culturale, di progetti culturali, perché avete capito, insomma, ci sono tante novità, insomma il mondo, come si dice, si evolve e avete dovuto seguire le nuove esigenze. Ecco, perché appunto questa nuova area progetti culturali? Sì, in realtà da un anno e mezzo abbiamo iniziato questa nuova avventura insieme in realtà ai nostri colleghi della Regione Lombardia, perché appunto questa l'idea di avviare un'attività specifica di, come dire, produzione culturale a sostegno e a favore appunto del mondo dell'associazionismo fa parte appunto di un disegno più complessivo che stiamo portando avanti come network regionale dei centri di servizio. La domanda da cui siamo stati stimolati è: il volontariato, come dicevi tu prima, sta facendo tantissimo nei territori, in forme le più diverse, no? Da quelle, come dire, più organizzate, le classiche associazioni, ma anche nuove forme di volontariato più occasionale, impegno civico, insomma è in costante divenire ed è molto molto concentrato sul fare, perché poi sappiamo che insomma le risorse, il tempo sono sempre limitate, e quindi ci siamo detti: possiamo noi in questo ruolo di servizio e di facilitazione provare a supportare, a rilanciare e a offrire a questo grande mondo delle occasioni di pensiero su quello che fanno, perché è un volontariato, è un impegno, un attivismo molto concentrato sul fare, ma che proprio ultimamente forse ha un po' perso, no, questa abitudine che aveva inizialmente a produrre del pensiero, delle posizioni, no? Quindi insomma avere anche un po' un impatto in termini più culturali, per cui abbiamo detto proviamo a offrire delle occasioni che consentano al volontariato di riprendere, all'associazionismo di riprendere questo ruolo di produttore culturale. Forse mi sembra quello che si è perso un po', l'idea di associazionismo, nel senso che si è presa molto l'idea di fare, sì, tantissimo, noi lo vediamo dalle rotonde prese in mano da comitati di quartiere, cittadini, social street, chi più la metta, cittadini che non vogliono neanche forse formarsi a volte in associazione, preferiscono, perché non sanno appunto, perché magari dicono chissà che difficoltà avere.
Ah, quindi fare tanto, però poi in realtà cercare magari di avere un'idea, di avere un pensiero è più complicato. So che tantissime associazioni, appunto, che voi incontrate quasi giornalmente, fanno le più disparate cose. Vi siete accorti però che insomma ultimamente c'era un tema un po' più dirompente rispetto ad altri, giusto? Esattamente, esattamente. Ci siamo detti, bene, da cosa partiamo? Partiamo dai bisogni sociali, no? Da quello che in questo momento che ci chiede la contemporaneità e quelli che sono i grossi temi che coinvolgono il nostro territorio e ovviamente l'impegno della cittadinanza e del volontariato. Uno di questi temi è il tema delle migrazioni, con cui tantissime associazioni, tantissimi cittadini, appunto, come giustamente richiamavi tu, in forme più o meno organizzate, si stanno impegnando. Per cui abbiamo cercato di entrare un po' più a fondo, di questo mondo, un mondo che, come dire, non coinvolge più, che in qualche maniera è andato a intercettare, a incontrare anche delle associazioni che, come mission da statuto si occupavano di tutt'altro, no? Di anziani, ad esempio, piuttosto che di cura del verde, ma che in questi ultimi anni, in connessione appunto di questo fenomeno migratorio che ha assunto delle nuove forme, si sono fatti coinvolgere e si sono trovati a confrontarsi con la dimensione delle migrazioni. Una cosa interessante è che voi del fenomeno delle migrazioni, che è fatto di tanti fenomeni, avete scelto però di impegnarvi, e forse anche lì proprio c'è il discorso del pensiero, non tanto sull'emergenza, sull'accoglienza, dove sappiamo che ormai sull'accoglienza veramente, e ben venga, ci cioè sono ben felice che la città di Milano abbia risposto a delle emergenze in tempo quasi zero, cioè chiunque si è mobilitato per l'accoglienza, ma sul passaggio successivo, che è quello dell'integrazione invece, che insomma, una volta passata l'emergenza, una volta passata l'accoglienza, poi il problema è l'integrazione, che vuol dire tantissime cose, giusto? Esattamente, esattamente. E proprio al tema del volontariato e dell'integrazione abbiamo dedicato questo hashtag Arte dell'integrazione, perché comunque l'integrazione è un processo complesso, lento e che vede tantissimi cittadini, tantissime associazioni coinvolti, di cui forse si parla un po' meno, no? Perché la di dimensione dell'accoglienza, la dimensione emergenziale è stata un po' in primo piano, Cioè, alla ribalta per fa anche tanti più anni. notizia, diciamo. Fa sicuramente più notizia, esatto, mentre invece l'integrazione, quello che poi abbiamo un po' definito lo straordinario di ogni giorno, fa meno notizia, ma ci sembra altrettanto importante, perché poi è con l'integrazione che si fa la differenza, no? Anche perché con l'integrazione invece, che appunto fa magari meno notizia, ma fa molto di più, una parola che molti bistrattano, ma io amo tanto, fa molto più storytelling invece, nel senso che abbiamo delle storie bellissime da raccontare. E alcune di queste storie, adesso facciamo un salto in avanti, poi torneremo un po' a parlare ancora del progetto e di un hashtag, so che avete inventato, adesso facciamo un salto un po' in avanti, anche perché voglio sentire Silvia Rapizza sul tema. Avete appunto deciso che queste storie andavano raccontate, condivise e condiviso tutto un'idea di integrazione con i vostri, con quelli con cui tutti i giorni poi poche parole andate a parlare di molte altre tematiche, finalmente anche questa tematica, giusto? Esatto, stiamo infatti raccogliendo attraverso il nostro network, attraverso diciamo, tutti i collegamenti che abbiamo con le associazioni del territorio, una serie di esperienze, di storie positive, di integrazione, di cittadini, di volontari che lavorano quotidianamente, spesso nell'ombra, no? Dietro le quinte e che fanno molto per la città. E stiamo costruendo una pagina sul nostro sito che sarà proprio dedicata a mettere in evidenza, dare voce a queste esperienze e a chi voce spesso non ne ha, perché proprio è impegnata nel lavoro quotidiano e non riesce a dare visibilità a una serie di progetti, di esperienze che sono estremamente positivi. E avete avuto l'idea di chiamare tutto questo arte dell'integrazione. Perché usare la parola arte in questo caso? Ah, bella domanda. Beh, questo sicuramente diamo onori ai nostri colleghi comunicatori in ufficio che si sono inventati questo hashtag a partire da questo numero. Non so se posso Sì, mostrarlo di prego, prego. dossier, che è Allora, la nostra rivista faccio vedere intanto periodica io questa rivista scaricabile periodica. gratuitamente dal nostro sito. E quindi qui c'è stato, come dire, il colpo dei nostri colleghi. Ma l'idea, l'arte dell'integrazione, come dicevo prima, l'integrazione, come dire, è un processo lungo che richiede tanti passaggi, richiede attenzione. E l'abbiamo definita un'arte proprio perché, come dire, non è scontata, no? Non è scontata, ma ci sembra che, nella vasta gamma di, iniziative, attività che fanno le associazioni, dall'insegnamento della lingua italiana, al supporto nel lavoro, alla partita di calcetto, cioè tutto quello che attiene, come dire, la conoscenza reciproca fra le persone,
è fondamentale per l'integrazione, perché poi sappiamo che quando le persone si conoscono superano, no, pregiudizi, stereotipi, per cui è un'arte in questo senso qui, no, che, come dire, che sono tanti ingredienti che si mettono insieme con maestria e che poi effettivamente producono delle belle storie. Beh, poi, no, quando si fanno le cose bene si dice fatte anche a regola d'arte, no? Esatto. E quindi insomma voi cercate di portare appunto queste belle storie, questi insegnamenti, magari di fare anche un po' una specie di formazione, mi viene da dire, tant'è che il 6 giugno avete in programma un bellissimo convegno dove appunto si comincia a prendere proprio il tema così vasto, integrazione, da un punto di vista forse appunto anche abbiamo già anche toccato appunto quello dell'informazione, che è fondamentale. Infatti l'evento che abbiamo organizzato per il 6 giugno e che si terrà presso la Casa della Psicologia alle 12:30 in Piazza Castello 2, questo evento vuole favorire un momento di approfondimento, vuole creare, offrire ai cittadini, ai volontari, agli operatori della comunicazione che lavorano nel terzo settore, un momento di approfondimento su come i media veicolano le informazioni che sono legate ai migranti, al fenomeno migratorio. Ci siamo accorti infatti che questo tema spesso viene veicolato attraverso termini negativi, stereotipati, si parla di invasione, si parla di pericolosità sociale, si parla di criminalità. Quindi abbiamo invitato una serie di esperti che potessero davvero esporci, raccontare qual è la narrazione mediatica del fenomeno migratorio, ma potessero anche darci degli spunti, degli strumenti per poter noi invece, coloro che parteciperanno all'evento, essere in grado di riconoscere e farsi promotori di una corretta informazione. Quindi l'evento sarà aperto questo pomeriggio, questo seminario sarà aperto dalla dottoressa Manuela Brienza in staff all'assessorato politiche sociali del Comune di Milano, che presenterà anche la rassegna di eventi Insieme Senza Muri, perché l'evento del 6 giugno è anche inserito in questo calendario di eventi. E a questo proposito ne approfitto per ricordare che la rassegna si chiuderà il 23 giugno con una tavolata multietnica che si terrà al Parco Sempione, sì, a cui parteciperanno moltissimi cittadini italiani di origine straniera, nuovi cittadini italiani, e i cittadini che volessero contribuire alla realizzazione di questo evento, che si chiamerà Ricetta Milano, possono candidarsi a fare un'esperienza di volontariato civico occasionale sul sito dell'evento, quindi basta digitare sul motore di ricerca Insieme Senza Muri Ricetta Milano ed è possibile poi, seguendo le istruzioni, candidarsi per questo è anche il nostro Insieme Senza Muri, per chi ci sta seguendo vi faccio un piccolo recap, è quello che la bellissima manifestazione che è stata l'anno scorso, ricordate il 20 maggio Senza Muri si era chiamato lo scorso anno, quest'anno l'assessorato alle politiche sociali con l'assessore Maiorino ha voluto allungare, farne quasi un festival, verrebbe da dire, di un mese, quasi un mese, dal 23 maggio quando fosse partito fino appunto al 23 giugno, con una marea davvero di bellissime occasioni di incontro al suo interno. Ultima ieri sera c'è una bellissima cena in zona Gattosoglio ad esempio che ho seguito, quindi insomma davvero tantissime esperienze, tra cui appunto anche questa del 6 giugno promossa da CSV. Chi vedremo il 6 giugno oltre appunto alle istituzioni, certo, come si dice in questi casi? Allora avremo ospiti di questo evento la dottoressa Paola Magni, che è responsabile dei progetti di Amaref Health Africa. Loro verranno a raccontarci, lei verrà a raccontarci il progetto Voce di Confine, che è proprio un progetto nato con l'obiettivo di promuovere una narrazione diversa, una contronarrazione del fenomeno migratorio, raccogliendo le storie, i dati anche di statistica. Beh, sì. E quindi veramente portando a una rappresentazione un po' diversa da quella che poi viene veicolata prevalentemente. Poi un attore come Amaref, che da sempre, esatto, ha fatto della differenza, esatto, di comunicazione. Ricordiamo, forse sono i primi che ricordiamo Giobbe Covatta forse 20 anni fa, sì, ancora con Basta Poco e Cerò, cioè è rimasto ancora negli annali, i film fatti apposta per promuovere la loro quindi insomma una situazione, esatto, che ha fatto di questo proprio. Amaref è capofila di questo progetto, ecco, Voci di Confine, e CSV Milano ha aderito attraverso un membro della rete allargata nazionale, CSV Marche, che invece è partner formale del progetto. Infatti il 6 di giugno è proprio inserito anche nel progetto Voci di Confine. Ottimo. Quindi andremo anche a conoscere più nel dettaglio questo progetto. E poi arriverà il panel di esperti, perché abbiamo invitato una serie di esperti del settore per darci una rappresentazione più chiara di questa narrazione mediatica.
mediatica. La prima, che la prima esperta che interverrà sarà la professoressa Marinella Belluati, sociologa dei media, presidente del corso di laurea in comunicazione pubblica e politica dell'Università di Torino, che ci racconterà come nascono i discorsi d'odio, gli hate speech, con focus in questo caso sui migranti. Per cui ci racconterà come nascono questi discorsi d'odio, come vengono diciamo diffusi, che impatto hanno sull'opinione pubblica, perché purtroppo, lo dobbiamo dire, spesso all'origine di questi discorsi ci sono personaggi pubblici, ci sono membri dell'elite politica e culturale di un paese che vanno a utilizzare un linguaggio estremo, un linguaggio aggressivo, sfruttando pregiudizi culturali, sfruttando la paura per creare appunto un certo tipo di tendenza, di opinione rispetto a un fenomeno. Quindi con la professoressa Belluati andremo a capire esattamente i meccanismi attraverso cui vengono creati e veicolati. E poi avremo a seguire la dottoressa Paola Barretta dell'Osservatorio di Pavia, quindi ricercatrice presso l'Osservatorio di Pavia e coordinatrice della Carta di Roma, che ci presenterà il report 2017 Notizie da paura. L'Osservatorio di Pavia da qualche anno, in collaborazione con la Carta di Roma, elabora un report che va proprio a raccontare la narrazione mediatica, a monitorare e raccontare la narrazione mediatica, quelle che sono le tendenze prevalenti nella narrazione mediatica sul tema dei migranti, e ne scopriremo delle belle. Avremo chiaramente dei dati molto precisi, però possiamo già dire che nel 2017 c'è stata un'impennata dei toni allarmistici che sono contenuti in queste notizie, che riguardano il fenomeno migratorio, il fenomeno dei migranti. Il numero delle notizie con un importante, diciamo, contenuto ansiogeno è aumentato. Non solo, ma le notizie sono costruite spesso creando delle connessioni tra il fenomeno migratorio e tutta una serie di altri fenomeni. Il degrado... Che in realtà non c'entrano nulla. Esatto. Poi, okay. Connessioni che non sono confortate, supportate da ricerche, da studi, per cui con la dottoressa Barretta faremo un affondo sul linguaggio, anche sui termini che vengono utilizzati. Mi veniva anche da riportare questa questione. Siamo incappati recentemente, quasi per caso, in alcuni dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, dal Viminale, sulla criminalità e sui reati nel 2017. Sì. Tutti i tipi di reati, omicidi, rapine, furti, sono diminuiti. Okay. La percentuale indica per ogni diciamo, tipologia di reato, la percentuale è diminuita rispetto all'anno precedente. Però nella narrazione mediatica noi sensazione non l'abbiamo avuta, anzi, quindi avremo dei dati concreti da... Davvero interessante, quindi il 6 giugno tutto io faccio i complimenti perché abbiamo parlato di quattro interventi diversi, tutte e quattro donne, tra parentesi. Esatto. E sì. Quindi io mi chiederei a chi continua a paventare quote rosa, cose del genere, che non c'è bisogno di cercare quote rosa niente, ma bisogna cercare chi ne sa dei temi e ne un attimo trovare donne che ne sanno, perché insomma ci sono molte esperte. Che, cioè, è stato palese da questa tua descrizione, insomma non è che avete scelto apposta le donne, avete scelto chi ne sapeva di quel tema. Esattamente. E casualmente viene a dire erano tutte e quattro donne, quindi insomma tutte è una bella risposta anche a chi appunto ogni tanto faccio fatica a trovare donne in certe situazioni, ci sono e come. Bravo, basta cercarle, infatti, voler cercarle. Abbiamo anche un uomo, esatto. Infatti, l'abbiamo lasciato in fondo. Sì, così. Infatti, il panel di esperti si chiude proprio con il dottor Stefano Trasatti, che è responsabile di comunicazione del CSVNet, che è il nostro network nazionale dei centri di servizio, che continuerà, diciamo, farà un approfondimento sul linguaggio utilizzato dai media e parlerà della Carta di Roma. Ah. La Carta di Roma è un codice deontologico, o meglio, è un'associazione che è stata fondata nel 2011 per garantire una corretta applicazione di questo codice deontologico per una corretta informazione sui temi della migrazione dei migranti, sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa. Ok, e quella carta, ti dirò questa notizia, per cui noi quando chiediamo di diventare giornalisti ci fanno un'interrogazione proprio su quella carta, e se non la passi non hai il tesserino. Mi chiedo come facciano molte ad avere il tesserino, esatto. Quando poi vediamo certe cose scritte sui giornali, perché io ho terrorizzato quando ho dovuto fare quell'esame, però insomma si studia, ed è una carta apposta appunto, sì. Quella di Roma sui migranti, quella di Trieste sui minori, che sono sì. Fondamentali per la deontologia dei giornalisti, e ci si chiede davvero spesso come si facciano a leggere certe cose sui giornali, come si facciano a vedere certe foto sui giornali e certi racconti. Effettivamente c'è una riflessione in essere proprio sul fatto che dovrebbero questi giornalisti che violano il codice della carta, gli articoli della carta, dovrebbero essere sanzionati più
severamente, perché fino ad oggi si è cercato più di mantenere un rapporto dialogico, di intervenire con misure meno rigide, però c'è una riflessione in essere proprio anche all'interno dell'Associazione Carta di Roma, perché è un problema che sta emergendo in maniera evidente. Stefano Trasatti porta però anche il punto di vista appunto dei centri di servizio, del sistema nazionale, perché come anche ha raccontato prima Silvia Cannonieri, il tema della migrazione, dell'accoglienza, del volontariato, di quanto il volontariato fa concretamente per l'integrazione, è sempre più al centro dell'attenzione dei centri di servizio, quindi a livello nazionale. Si sta sviluppando una riflessione importante anche su come i centri si possono dotare di strumenti per supportare volontari, associazioni che operano in questo. Anche perché infatti io immagino insomma che voi eravate ponte tutt'altro in un certo senso, no? Cioè, voi facevate altro, certo. E un bel giorno vi siete accorti che oggi uno, domani due, il giorno dopo tre, quattro, cinque, avete visto che molti andavano in quella direzione, quindi siete dovuti anche voi andare a imparare e a dare degli strumenti di servizio appunto a queste associazioni. Esatto. Io so che ne state incrociando e incontrando molte sul territorio. Qual è lo scenario che ne viene fuori? Alcune, mi dicevi, hanno proprio aggiunto questa mission alle proprie, altre nascono così invece. Esatto, sì, ci sono tante associazioni, anche molte delle quali anche note, che si occupano proprio di accoglienza, di servizi, quindi dal servizio sportello legale piuttosto che servizio sociale o sanitario al target migranti. Ci sono le associazioni dei migranti, perché è interessante anche tutto il tessuto associativo delle comunità di migranti, no? Che si sono tra l'altro anche costituite in un'associazione, sì. L'associazione Città Mondo, per cui anche questo è un mondo, un fenomeno interessante, e in più ci sono molte associazioni che si sono sempre occupate storicamente di tutt'altro, ma che hanno iniziato a confrontarsi con il tema delle migrazioni, anche magari sollecitati ad esempio dalle istituzioni. Un'associazione di un comune piccolino che è stata contattata dall'amministrazione comunale per coinvolgere i migranti in attività di volontariato. Scusami se ti interrompo un attimo, ma qui ci tengo a fare una precisazione. Stiamo parlando di associazioni, stiamo parlando di volontariati, non stiamo parlando di quel fenomeno che c'è stato, che ci sarà, di cooperative che hanno magari fatto chissà cosa, o di enti che prendono un guadagno o un profitto dal lavorare in questo settore, ma è semplicemente appunto volontari, gente che mette del proprio tempo, che anzi più che a volte invece di avere profitti ha delle perdite, e ci mette anche dei propri soldi, ma lo fa appunto per migliorare, o lo fa perché appunto il proprio comune magari chiede una mano, perché l'associazione avvicina, o perché semplicemente si accorge che c'è un bisogno e ci si va incontro. Scusa, volevo proprio fare questa precisazione, perché poi spesso dico il business dei migranti non è, e questa è un'altra forse delle grandi fake news che si bisogna cercare di smontare, anche quella, no? Sì, no, tra l'altro anzi molto pertinente, perché in realtà, come dire, direi che sono cittadini che in qualche maniera si impegnano quotidianamente nel rendere più accoglienti i loro territori, no? Quindi per la cosiddetta coesione sociale dei territori. Insomma, parlare di accoglienza nei territori significa anche parlare, no, di capacità di accogliere l'altro di qualsiasi tipologia sia, no? E quindi è lì che si favorisce l'integrazione e l'inclusione, per cui è chiaro che in questo momento il tema dei migranti ha in qualche maniera messo anche un po' fra virgolette a dura prova, no? Il tema dell'accoglienza, della capacità dei nostri territori di essere, delle nostre comunità di essere accoglienti, per cui insomma probabilmente tutta una serie di cittadini si sono fatti delle domande hanno pensato di... Come dire, l'argine si vede, si tiene quando c'è la piena, no? E quindi insomma questo è il momento giusto di far vedere come la città di Milano sa rispondere in maniera egregia a queste problematiche, che si possono veramente risolvere grazie appunto anche agli interventi dei cittadini e all'aiuto che può dare CSV a molte associazioni. Torniamo al 6 giugno, abbiamo detto chi ci sarà, a chi si rivolge, chi può venire, chi volete, chi vi piacerebbe vedere in sala tra il pubblico? Ecco. Allora, ci piacerebbe vedere tanti giovani, anche studenti di temi di comunicazione, ci piacerebbe vedere giovani volontari, operatori del terzo settore, dell'associazionismo, ma anche di altri enti del terzo settore che si occupano di comunicazione, e poi anche comuni cittadini che siano interessati al tema, perché l'obiettivo di Voci di Confine, del nostro evento che si situa all'interno del progetto di Voci di Confine, è proprio dare degli strumenti per promuovere una corretta informazione sul tema dei migranti. E come si fa per partecipare?
si può venire tranquillamente diciamo al luogo dove abbiamo organizzato l'evento, quindi la Casa della Psicologia alle 14.30 in Piazza Castello 2, giusto? Esatto, c'è la possibilità di iscriversi attraverso un form costruito in Eventbrite, per cui si possono anche le persone mettere okay. tranquillamente in contatto con noi. Posso ricordare un indirizzo email prego, possono prego. Scrivere cultura@csv.org, csv scritto per esteso, CIESV tutto steso, esatto, basta quindi scrivere una mail anche a questo intanto, indirizzo, ecco. CSV scritto così, esatto. E quindi noi daremo poi la conferma di partecipazione, ma anche all'ultimo momento nessuno sarà lasciato fuori. Siamo quasi in chiusura, allora vi chiedo perché partecipare il 6 di giugno? Perché venire il 6 giugno? Per informarsi, in primo luogo, perché queste sono informazioni che servono a tutti quanti. E in questo caso penso al mondo dell'associazionismo del terzo settore, per ricordarsi che è importante fare, ma oggi più che mai è anche importante comunicare quello che si fa, perché esatto, no? per comunicarlo in maniera corretta, quindi esatto. per informarsi, ma per diventare poi promotori di una corretta informazione a propria volta, avere qualche strumento in più che permetta di riconoscere l'informazione anche distorta, e di cercare invece di essere promotori il più possibile di una informazione corretta che non si distacchi dai fatti, dalla realtà dei fatti. Allora, ricordiamo le coordinate per bene. Silvia, a te la parola. Il 6 giugno, 14.30, vai. Allora, il 6 giugno. Vediamo la locandina intanto. Il 6 giugno alle 14.30 vi aspettiamo alla Casa della Psicologia in Piazza Castello 2 per questo evento Immigrati, Fake News e Mass Media, spunti di vista sulla corretta informazione. È stato tutto, nella nostra diretta nei commenti potete trovare tutti i vari link alla pagina di CSV, potete poi trovare lì il form su cui iscrivervi, insomma se proprio non trovate niente scrivete a noi che vi diamo i contatti, quindi non c'è problema, in qualsiasi modo vogliate andare noi vi facciamo andare il 6 giugno a questo bellissimo convegno. Io davvero vi ringrazio tantissimo di essere qui con noi, grazie mille. La chiacchierata, mezz'ora passata velocemente, si dice che quando ci si diverte il tempo passa veloce, quindi insomma vuol dire che è andata bene, speriamo che sia stato così anche per chi ci ha seguito da casa. Noi ci vediamo il 6 giugno alla Casa della Psicologia alle 14.30, poi in realtà ci sentiremo spesso, vedrete che con CSV avremo una lunga storia e tante storie da raccontarvi, quindi insomma ci rivedremo sicuramente presto. Grazie mille alle due Silvie, grazie a voi, grazie, arrivederci. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento allora ore 18 questa sera con l'informazione di Milano All News, edizione della sera, e Good Morning Milano torna domani alle 12.30 sempre qui in diretta per parlarvi di Milano e dei protagonisti che fanno grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci e a presto. Grazie.